Signori e signori, buonasera. Benvenuti al Parlamentari. Stasera assisteremo alla gara della nona giornata di gioco del campionato italiano di Serie A Gol Maschile, che è in campo il Conversano e il Romano. Per il Conversano con il numero 1 di Carlo Pasquale. Per il numero 4 di Matteo Ciacchi. Per il numero 6 di benvenuti dalla Palacattani di Faenza, nona giornata di ritorno, il campionato di Serie A Gold o Serie A 1 che dir si voglia, maschile, Palamano Romagna contro Conversano alle 19 l'inizio di questa partita che è un vero e proprio test e coda con il Romagna che insegue in fondo alla classifica a 4 punti mentre Conversano è impegnato nella lotta e nella corsa ai playoff, attualmente al secondo posto insieme ai conterranei di Fasano a 33 punti, dietro a Brixen Bressanone 39 e davanti a Merano 32 e Sassari 29. Queste sono le prime posizioni classifiche. Romagna invece insegue a una lunghezza Campus Italia che è a quota 5, 6 Rubiera al momento, poi c'è attesa per la decisione della federazione, 7 punti Carpi, 14 Fondi, 15 Siracusa, tutto pronto, vediamo i giocatori che stanno per entrare in campo. La voce di Carlo Dall'Aglio, in regia Roberto Zanzi, operatore video Gabriele Dall'Aglio per la Carlone Magno Production. Palacattani, ultima partita in questo splendido palazzetto faentino per quanto riguarda Palamano Romagna in regular season. Le prossime, ovvero le ultime due, si giocheranno alla Palacavina di Imola. Inizia
la squadra ospite allenata dal mordanese Alessandro Tarafino, che prima della partita ha ricevuto tanti abbracci, tanti saluti da chi con lui ha giocato da giovane, ricordiamo la sua via di carriera, proprio a Mordano. Ora attacca la squadra ospite con l'accelerazione, ora la palla là, probabilmente la perde, c'è sulla traversa il tiro di Martin Rakaki. Può partire con il primo possesso la squadra di coach Mattia Melis, per la precisione del trio Mattia Melis, Fabrizio Foglie e Fabrizio Tassinari, lo staff tecnico che ha sostituito in questa ultima parte di stagione lo storico allenatore Domenico Tassinari. Ora Rotaru, Antic prova a accelerare, la palla è per lo stesso Rotaru, Alonso viene trattenuto e c'è la rete di Ivan Antic. Vantaggio Romania, attacca Nelson, poi il centrale De Giorgio, terzino destro Nelson, vediamo chi esce ad aiutare il pivot Showid. Ora l'anticipo di Alonso e il gol in contropiede di Martin Di Domenico, 2-0 Romagna. Nelson Arakaki non può tirare perché c'è la chiusura di Ivan Antic. In porta per il Romagna Martino Redelli. Ora palla ancora Nelson. Il tiro, c'è la traversa, l'arbitro non fischia nulla, quindi può ripartire in Romagna sull'errore di De Giorgio. Può attaccare ancora Ivan Antic, il terzino centrale croato, che sta crescendo enormemente in questa frazione di stagione con l'arrivo di Alonso Garcia. Sta esplodendo anche Antic, è quello che spera l'ambiente romagnolo, perché è importante arrivare ai play-out nelle migliori condizioni possibili. Intanto in due su Alonso. Antic, Rotaru viene spinto, viene trattenuto, ora Alonso fino in fondo, non arriva Ceroni, c'è punizione per gli ospiti con il vice capitano Pasqualino di Gian Domenico, grande esperienza anche tra i pali per il conversano. Ora i pugliesi con Nelson, De Giorgio prova la finta, cade a terra, l'arbitro ora fischia per il fallo su Soid. Nel momento di confusione l'attacco del conversano, può partire in velocità Cristian Amaroli, che segna il 3-0 dopo 4 minuti e mezzo di gioco. Yakmet dall'ala, il tiro e c'è la rete di Gabriele Yakmet, 3-1 il punteggio. Di Domenico Rotaru, Antic, diamo il benvenuto in cabina di commento. Buonasera a tutti. A Simone Ferraresi,
facente parte dello staff tecnico del Romagna. Ora attacca Rotaro, Alonso si alza, non riesce ad arrivare alla palla. Intanto Simone come deve affrontare? Ha iniziato sicuramente bene in Romagna, deve continuare su questo livello di intensità. Sicuramente sì, adesso io sono appena arrivato, vedo un parziale che ci mette in fase positiva. Esatto, un buon inizio della Romagna. Vediamo il cambio di velocità di Alonso. Garcia segna un gol meraviglioso. 4-1 il punteggio. Ora la palla arriva a Rakaki, il tiro alla parata di Martino Redaelli. Sbaglia il passaggio in attacco, entra intanto Chiarini per la difesa. Al posto di Rotaro, campo anche Branch, anzi Branch. Ancora Martino Redaelli, doppia parata, importante Simone anche l'apporto dei portieri con Lombesi che non è nelle migliori condizioni, Redaelli ha molta responsabilità. 4-1 punteggio, 6:45 giocati, chiama lo schema, Ivan Antic. Ruota sulla tre quarti, la squadra di coach Melis. Ora Alonso cerca il passaggio per Ceroni, va in velocità, va fino in fondo, la palla fuori dallo specchio. Troppa fretta in attacco. Iachime. Un contropiede in velocità, finito male per la squadra di coach Alessandro Tarafino. 7:30 in pratica sul cronometro, Romagna conduce 4-1. Antic, Ceroni esce a dare una mano alla costruzione del gioco. Rotaro si porta in zona centrale, la palla non arriva a Di Domenico perché c'è la deviazione del difensore. Allora Antic, Rotaro spinge in Romagna, viene trattenuto evidentemente Rotaro che poi passivo. Non riesce a prendere, c'è già il braccio alzato per l'infrazione di passivo, l'arbitro non fischia, quindi può ancora tirare, c'è il palo di Alonso Garcia, in attacco gli ospiti, c'è la rete in acrobazia del francese, pivot francese, Riyad Shoaib. 4-2 dopo 8:30. Una squadra, quella pugliese, dicevamo che sta puntando ad entrare quanto prima nei playoff scudetto, al momento al secondo posto insieme a Fasano. Ora va fino in fondo, c'è la rete di Ivan Antic. Al pelo questo, Al limite dello sfondamento. Attacca dall'altra parte Nelson con Arakaki, De Giorgio. Vrobel. Scambiano i tre. Nelson, c'è l'anticipo netto di Cristiano Maroli che si invola. No, ragazzi, non possiamo sbagliare questa roba. Traversa nel contropiede. Nel contropiede di Cristiano Maroli. La palla poi esce fuori dalla rete dietro alla porta, quindi l'arbitro interrompe il gioco. 9:38, 5-2 per il Romagna. Vediamo, ragazzo, le giovanili va a recuperare.
la sfera, può riprendere. La squadra ospite in attacco, mentre ci si avvicina al decimo minuto di gioco. Soid, Nelson, Vrobel. Nelson cerca di andare al tiro, Arakaki all'ala e questa volta beffa Redaelli. 5-3 punteggio. La palla per Amaroli, che non se la sente dopo l'errore precedente di affondare dall'ala, quindi fa ripartire i suoi. In campo anche per l'attacco Filippo Gollini, in zona pivot. Partecipa all'azione ora Victor Alonso, poi Rotaru e Ivan Antic, viene trattenuto. Chiaramente la difesa del Conversano è una difesa molto importante. Ora l'arbitro Rime Plotiger, la coppia arbitrale, l'arbitro dice alla difesa di abbassare l'intensità. Il tiro, la rete, ma c'è sfondamento da parte di Rotaru, quindi Di Giandomenico può far ripartire i suoi. Ora vediamo la rete di Jacopo Lupo, il capitano dei pugliesi, che riporta a meno uno la distanza, 5-4 all'11:30 di questo primo tempo, giocato non a livelli forsennati, ma comunque piuttosto divertente, con entrambe le squadre impegnate in due corse diverse dalla classifica. Ora ancora Lupo, viene toccato e trascinato a terra da Rotaru. C'è il fallo, 9 metri. Esce Lupo, rientrano De Giorgio e Nelson. Gioca per il pareggio la squadra di Tarafino. De Giorgio cambia con Vrobel, Arakaki che si scambia con Nelson, si alza per il tiro, solo finta. Ora c'è la parata di Redaelli su Mateus Vrobel. In velocità Victor Alonso, il tiro, la deviazione, la palla è tiro d'angolo. Antice, il tiro, la parata di Giandomenico. Poi il Lupo va a contrastare Antic sui 9 metri, quindi può ripartire lo schema d'attacco del Romagna, che fino a questo momento, Simone, ha dimostrato di tenere testa, di stare in equilibrio con i campioni d'Italia in carica. Sì, penso che stiamo facendo sicuramente un'ottima gara. E vedo anche molta più determinazione rispetto a tante altre partite, quindi complimenti finora. Rotaru intanto ha segnato il 6-4, Redaelli ha parato dall'altra parte il tiro di Nelson, quindi può attaccare. Ora c'è uno scontro, resta a terra Rotaru, uno scontro faccia contro faccia tra Lupo e Rotaru. Dalla mia prospettiva è parso piuttosto involontario, fallo di gioco. Sicuro. Stavano guardando la palla, si sono scontrati, poi fortunatamente sembra niente di grave. Resta in campo, intanto entra al posto di Amaroli in campo, fa il suo debutto in partita. Tommaso Albertini all'ala destra per il Romagna, pronto a entrare anche Luca Tondini. Rotaru, Alonso, sempre contro Lupo al centro. La palla
cincischia un po' i romani in attacco, esce anche Redelli fino a metà campo a recuperare la palla, c'è il gioco passivo, quindi deve accelerare, va Alonso fino in fondo, la palla esce a lato, alla sinistra di Gian Domenico. Lupo costruisce. Nelson. Lupo, c'è il fallo, vediamo. Sui 9 metri. Probabile cartellino giallo. No. Sì, cartellino giallo. Per Tondini. Per Luca Tondini. In campo De Giorgio a costruire. Nelson si alza, la palla, c'è la rete di Matteus Vrobel. Prima rete anche per lui. Punteggio a metà del primo tempo, 15-17 sul cronometro, 6-5. Time out chiesto da coach Mattia Melis. Primi 15 minuti, tutto sommato, decisamente positivi, sì. Positivi per il Romagna, con un Conversano che forse non tanto ha avuto determinazione, vedo Conversano un po' non lucido come in tante altre partite, con l'approccio mentale. Beh, bene, a nostro favore. Per il Romagna decisamente meglio così. Certamente, appunto, noi stiamo sicuramente interpretando bene la partita. Gli obiettivi, dicevamo, della stagione sono totalmente opposti. Romagna lotta per salvarsi e Conversano per bissare lo scudetto conquistato lo scorso anno. Finora solo Antic ha segnato due reti, per il resto sia per Conversano che per Romagna tutti autori di una rete, gli altri marcatori. Tornano in campo Adrian Lombes è in panchina, poco più che a onor di firma, per un problema, per un infortunio al piede che lo ha tenuto fermo anche nell'ultima partita contro Fasano prima della pausa. Ora Antic, dopo il tentativo di Victor Alonso, Mazzanti viene trattenuto sui 6 metri, c'è la punizione. Antic si alza, la palla è sopra di un metro dalla traversa, esce subito Mazzanti per far spazio a Tondini in difesa. Lupo con una finta di corpo si trova libero davanti al portiere, ma l'arbitro fischia il fallo per un colpo al volto del capitano pugliese. Quindi palla per Nelson De Giorgio. Aracacchi, cambiato di posizione con Nelson. Ora infatti Nelson si accentra, Aracacchi in tiro, c'è la parata di... Sono i due minuti fischiati a Di Domenico. Decisione dubbia, quantomeno dubbia, per questa esclusione di due minuti di Domenico. 7 metri e due minuti nella stessa azione. Ora, tutto pronto per Leif Jakob Nelson,
terzino svedese di Conversano di 7 metri contro Martino Redaelli. La rete, prima rete di Nelson su rigore, il 6 pari, vale il pareggio a 13 minuti dall'intervallo. Mazzanti. Bandini, uomo in meno per il Romagna, anche se in attacco sta usando l'extra player, la squadra di casa, quindi fuori Redaelli per questa azione. Viene trattenuto Victor Alonso e 2 minuti di esclusione, quindi immediata parità numerica. Esce Mateusz Wrobel, quindi è durata pochi secondi l'inferiorità numerica della Romagna. 6 contro 6. Bella palla per Ivan Antic, incrocio dei pali, c'è da fermare il tempo perché anche in questa occasione qua la palla si è impennata fino all'ultimo anello del Palacattani. Gli applausi sono per il ragazzo del settore giovanile del Romagna che è andato a recuperare la palla, può ripartire dunque. La sfida con il Conversano che per la prima volta può attaccare per il vantaggio in questa partita ovviamente. De Giorgio, Shoid, la palla ancora per il centrale. Palla per Nelson, Shoid, il tiro, la palla è fuori. 7 metri, nuovo 7 metri, due rigore per il Conversano. Cambio in porta per il Romagna. Entra il portiere francese Adrian Lombès. Si va a accomodare tra i pali, debutta in questa partita contro Leif Jakob Nelson. C'è la parata, ci mette il piede. Quindi resta in campo Lombès e Romagna sul 6 pari al 19esimo. Costruisce con Antic, Mazzanti va in elevazione, c'è la parata, ma ci sono anche i 7 metri per il fallo della difesa. C'è tanto bisogno anche delle progressioni sui 6 metri, sui 9 metri di Mazzanti. Ivan Antic, la finta, il tiro e la rete su Pasqualino di Giandomenico per Ivan Antic, miglior marcatore di serata con 3 reti, il primo rigore. Di nuovo parità, extra player per il Conversano, quindi parità di giocatori di movimento. Rientra tanto il portiere, quindi parità numerica generale in campo. Di Giorgio, la palla per Nelson, c'è la rete di Nelson, 7 pari. Ivan
Ivan Antic gestisce con Rotaru, poi Massanti dall'altra parte. Entra nel gioco anche Albertini. Rotaru, il tiro e la parata comoda di Gian Domenico. Lupo fa ripartire i suoi. Vrobel, Lupo, blocca Rotaru, c'è il fallo dai 9 metri. Lupo lascia il campo a Di Giorgio per il solito cambio attacco-difesa. Siamo entrati negli ultimi 9 minuti di gioco di questo primo tempo, 7 pari punteggio. Punteggio non elevatissimo. Ora Vrobel, Di Giorgio, arriva il tiro troppo alto con la difesa che chiude molto bene, come diceva Simone Ferraresi, chiude molto bene la linea di tiro e quindi è costretto all'errore. La squadra ospite, ora Rotaru fa respirare. Massanti come centrale in questo momento. Con Rotaru gestisce l'attacco. Ivan Antic, Rotaru la botta, la parata va in tuffo, ma c'è l'infrazione di area di Chiarini. Intanto attacca Di Giorgio. Non approfittano di questa superiorità numerica. Esattamente, ora Di Giorgio in tuffo, c'è il fallo, c'è anche la parata di inutile a questo punto di Lombes, resta a terra il regista di Conversano sulla riga di fondo, si rialza. Intanto Tarafino sta facendo ruotare un po' tutti gli effettivi. C'è ancora l'errore dai 7 metri per Conversano. Quindi attacca Rotaru, Tondini e Massanti dall'altra parte. In campo anche Giampaolo Sciorsi. Rotaru, Massanti, Tondini, non trova il varco in Romagna in questo momento. Massanti, Rotaru prova a mettersi in proprio, viene fermato da due giocatori. In questo momento Lombes a parte, Romagna sta giocando con tutti i giocatori già a disposizione della scorsa stagione, quella della cavalcata vincente della promozione dalla 2 alla Gold. Il tiro di Tondini, la palla esce ma c'è la deviazione alla destra di Gian Domenico. Rotaru, un tiro alto ma c'è il fallo, c'è già il braccio alzato ed è anche il motivo per il quale Rotaru ha tirato immediatamente. Deve tirare subito, ci prova Massanti, viene gettato a terra. Tiro di Tondini, palla finisce fuori. Attacco gestito male fin dall'inizio. Sì, l'unica cosa positiva è che è durato tanto. Esatto, ha portato via parecchi secondi. Ora c'è un altro rigore per le proteste dei tifosi romagnoli e anche un po' della panchina. Dai 7 metri ora Gabriele Iachimet. Sono già due errori dai 7 metri. Sì. Il fischio Adriano, no, questa volta il rigore va e c'è il primo vantaggio degli ospiti. Praticamente a 5 minuti dall'intervallo, 8-7 per Conversano.
Massanti. Tondini. Rotaro ha marcato da Sciorci, quasi a uomo. Ora prova ad andare, c'è l'allarga per Tommaso Albertini che pareggia. 8 pari. La rete dell'ala destra impatta a 4 e mezzo dalla fine. Di Giorgio Vrobel. Stanno sulla tre quarti, Nelson prova ad accentrarsi. Vediamo, c'è un fallo. Chiede scusa ed esce. Luca Tondini. 2 minuti di esclusione quando ne mancano praticamente 4 alla fine del primo tempo. Di Giorgio, Robel, Sciorci va a fare un blocco in stile basket, c'è intanto il palo di Nelson, quindi esce Lombes per dare l'uomo extra player. Extra player. Entra Ivan Antic con Rotaro, Mazzanti sulla destra. L'obiettivo anche di questa azione è di perdere più secondi possibile anche per permettere di tornare in parità numerica, ovviamente. Rotaro prova a accelerare, Antic trova un varco, poi è spinto, quindi ritorna in campo anche Di Domenico che stava lasciando il posto al portiere. Antic, Mazzanti, torna indietro, esce Ceroni come pivot. Rotaro, Antic trova il tiro immediato e trova la rete del 9-8. Ora la palla per Vrobel, Nelson dall'ala, il tiro, e questa volta c'è la rete. Terza rete per Jacob Nelson. Ancora attacco un extra player. Mancano 2 minuti e 20 alla fine, quindi probabilmente alla fine, durante questa azione, si ritornerà in parità numerica. Eccola qua. Ecco infatti Adrian Lombes che torna tra i pali. La palla è larga per Brutto Albertini. Passaggio. Passaggio non preciso, la palla esce, quindi a 2 minuti alla fine. Su 9 a pari. Abbiamo avuto tante azioni lunghe e ragionate. Questa l'abbiamo accelerata senza motivo. Attacca Di Giorgio, va fino in fondo con un'ottima azione. Un'ottima azione, c'è il vantaggio di Conversano. Tanto dall'altra parte Di Domenico non riesce a trovare il tempo per buttarsi. Antic, fermato da Lupe, una grande palla per Di Domenico, il cui pallonetto si schianta sul palo. Ora Di Giorgio l'allarga per Nelson, una palla che gira sotto il piede di Lombes. Più due, all'improvviso, una fiammata del Conversano. Basta poco, eh? Da 9-8 a 3 minuti alla fine, al 9-11. Queste sono squadre che se sbagli qualche cosina alla lunga
le paghi. In poco più di due minuti hanno ribaltato il vantaggio, ora è Romagna con Massanti, Antic, Albertini, a palla larga per Massanti che prova il varco, viene trattenuto, 9 metri, c'è il tiro immediato di Ceroni perché l'arbitro non aveva fischiato l'interruzione del tempo, quindi finisce su questo tiro parato. 11 Conversano, 9 Romagna, con una rete per Arakaki, una per Di Giorgio, 4 per Nelson, una per Soid, 2 per Jakimet, 1 per Vrobel e anche una per il capitano Jacopo Lupo. Dall'altra parte, per il padrone di casa, una rete a testa per Albertini, Amaroli, Rotaro, Alonso, Di Domenico, e 4 gol per Ivan Antic dal Paracattani. È tutto per il primo tempo di questa nona giornata di ritorno tra Palamano Romagna e Conversano. Restate con noi a seguire le indicazioni dei nostri amici sponsor e ci vediamo per l'inizio del secondo tempo.
Bentornati al Palacattani di Faenza. Nona giornata di ritorno di Serie Gold maschile. Palamano Romagna contro Palamano Conversano. Primo tempo finito 9-11 a favore degli ospiti, che hanno avuto negli ultimi due minuti un break di 3-0. Ricordiamo la classifica in questo momento: Brixen Bressanone 39, Conversano Fasano 33, Merano 32, Raimon Sassari 29, Pressano 25, Bolzano 24, Cassano Maniago 23. Poi c'è Siracusa 15, Fondi 14, Carpi 7, Rubiera 6, Campus Italia 5, Romagna 4. Chiaramente sarà da verificare le decisioni dopo i ricorsi per la situazione di Siracusa Rubiera, che verrà rigiocata e quindi anche annullata la penalizzazione a Rubiera. Al momento non è ancora stato cambiato la classifica attuale. Oggi giocano Fondi Carpi, Secchi Rubiera, Campus Italia, Fasano Bolzano, Sassari Pressano, Brixen contro Cassano e Merano contro Siracusa. La prossima giornata è il turno intrasettimanale, mercoledì 22 marzo, Campus Italia Romagna, poi Cassano Sassari, Siracusa Fondi, Pressano Merano, Carpi, Secchi Rubiera, il derby romagnolo emiliano più che romagnolo, Bolzano Brixen, Conversano Fasano, poi sabato 25, l'undicesima e terz'ultima giornata di regular season, c'è il derby Romagna-Carpi alla Cavina di Imola alle ore 19, poi Conversano Campus Italia, Sassari Bolzano, Secchia Rubiera Siracusa, Fondi Pressano, Merano Cassano e Fasano Brixen. Queste le prossime partite. Ricordiamo che nell'intervallo è stata premiata e salutata la squadra di basket di Serie 1 Faenza Basket Project per il gemellaggio, lo scambio sportivo tra le due squadre. Domani alle 18 al Pala Bubani la Palamano Romagna, una rappresentativa della squadra del Palamano Romagna, farà visita alla partita di campionato tra Faenza Basket Project E-Work contro Crema, una partita decisiva per le sorti del campionato delle Faentine. Le due squadre di Serie 1 di Faenza. Tutto pronto, mancano davvero gli ultimi secondi, gli arbitri Rima e Plotiger stanno raggiungendo la metà campo, stanno controllando che tutto sia a posto. Primo tempo che ha visto 4 reti di Nelson da una parte, 4 di Ivan Antic dall'altra, i due ampiamente i due migliori marcatori delle relative squadre. Romagna che ha condotto per tutto il primo tempo fino al 28esimo minuto su 9-8, poi negli ultimi istanti un break di Conversano che si è riportato, si è portato per la prima volta in vantaggio e poi ha raddoppiato, quindi 11-9, tutto pronto, stanno rientrando le squadre. Non abbiamo ancora indicato Pablo Marrocchi, uno dei giocatori di massima esperienza di questo campionato, tanti anni in nazionale e da tanti anni ai massimi livelli in campionato. Finora non ho ancora andato a segno in serata. Pugliesi già in campo, mentre i romagnoli stanno aspettando
fischio arbitrale, tutto pronto, Ceroni sulla palla, a centrocampo, prima azione della ripresa con Di Domenico. Rotaru, Massanti, Ivan Antic in campo. Con Victor Alonso che ha avuto un problema muscolare durante il primo tempo, infatti è ancora in panchina. Ora Antic sulla destra, un po' incartata l'azione del Romagna in questo momento. Nove metri per Ceroni, Antic scambia con Rotaru, prova a accelerare Massanti, ma Antic va fino in fondo per poi passare a Ceroni. C'è un altro fallo, quindi rimessa, c'è il braccio alzato, deve tirare Antic, prova, vediamo la decisione arbitrale. 7 metri, entra in campo per la squadra pugliese Pasquale Di Caro al posto di Pasqualino Di Giandomenico. Sette metri per Ivan Antic dopo 1 e 11 in questa ripresa. Traversa piena, quindi errore di Antic, tacca alla fine in fondo e c'è la rete di Pablo Marrocchi. Il Conversano, come diceva prima Simone Ferraresi che ci sta raggiungendo, è una squadra che se sbagli troppo ti punisce senza se e senza ma. Infatti errore dai 7 metri della Romagna, immediata rete. Ora Di Domenico fino in fondo, la palla taglia tutta l'area, esce dall'altra parte, Marrocchi prende in mano il gioco, Vrobel, la palla è alta, può partire il contropiede, Rotaru tutto solo e c'è la parata clamorosa di Giandomenico, che con un'acrobazia pazzesca devia un tiro ed è l'ennesimo errore in contropiede per il Romagna. Ne ha già sbagliati troppi per i suoi canoni davanti al portiere, al di là di questa parata sensazionale. Ora Marrocchi, Soid, Vrobel prova a tagliare l'attacco, Marrocchi, palla non perfetta per lui, ora Soid prova a liberarsi, c'è la parata ma c'è il fallo anche di Antic, che incassa anche i 2 minuti di esclusione. 2 minuti di esclusione e rigore. Nove-12, 3 minuti giocati. Gabriele Iachemet sulla linea contro Redelli. Il tiro, la rete. Terza rete, la seconda sul rigore per Iachemet. Extra player per il Romagna che deve ritrovare, Simone, il ritmo sul meno 4. Cioè, non sarà facile, anche se comunque continuiamo a giocare, secondo me è una gara positiva. Ci sono un po' troppi errori al momento del tiro. Ora Mazzanti, Rotaru, la palla rimane a metà tra i due, porta vuota, c'è la rete di Vrobel, di Matteus Vrobel,
chiaramente con l'ex player la porta è sguarnita. Più 5 per Conversano. Un battito di ciglia e Conversano si prende un break. Con un 6-0 a cavallo del primo e secondo tempo. Esce Albertini per far rientrare tra i pali Redelli. Ora Mazzanti, Rotaru, anticipo su Ceroni che viene fermato da 2. 9 metri. C'è il braccio alzato del passivo, Mazzanti si eleva, la palla finisce alto, ma c'è anche un evidente tocco al momento del tiro. C'è ancora il braccio alzato per il passivo, quindi deve tirare immediatamente. Ci prova Luca Tondini, si alza, il tiro è ribattuto in stile pallavolo, clamoroso. Abbiamo un passivo. Vediamo che c'è un intervento arbitrale, perché c'è la pallonata in faccia al numero Riyad Shoaib che ha accusato il colpo in faccia. Bellissimo il tuffo in ripiegamento di Domenico, che è andato a anticipare il contropiede degli ospiti, ma poi il tempo deve ripartire con i Romagna in attacco, che però ha l'ultimo tiro, deve tirare immediatamente. Probabilmente sarà Ivan Antic, appena rientrato, dovrà tirare. Tira la palla, no comment, finisce 4 metri sopra la traversa. La palla rugbistica tra i pali, palla totalmente sbagliata dal centrale croato. Ora con la parità numerica in campo, 5 minuti e 25, Romagna non ha ancora segnato in questo secondo tempo, mentre i pugliesi sono già andati a segno 3 volte. Shoaib, Vrobel taglia ancora il campo, Marrocchi allarga, c'è il tiro e la parata. La parata di Redelli, Antic viene fermato, un po' di confusione d'attacco, palla subito di Antic per Albertini, ma gli arbitri fanno ribattere dai 9 metri senza fermare il tempo. Quindi Rotaru, Antic, Tondini sulla destra, si sposta Ceroni, si alza. L'applauso, l'incoraggiamento del pubblico per il Romagna. La palla arriva di Domenico, che va a segnare una rete spettacolare in elevazione sotto l'incrocio dei pali dall'altra parte. La rete classica di Martin Di Domenico, 2 reti per lui. 6:45, meno 4 per il Romagna, che deve affrontare questo secondo tempo diversamente rispetto al primo, dove è sempre stato davanti. Ora deve recuperare e togliere un po' di margine rispetto agli avversari, che però giocano e come se giocano. Antic prova ad anticipare Nelson, commette fallo. Ora va fino in fondo Nelson, c'è il fallo. Buono. Shoaib. Marrocchi continua a scuotere la testa. Non è soddisfatto. Tutta la partita che scuote la testa. Sì, c'è qualcosa che non lo soddisfa. Non lo convince. Ora prova a mettersi in proprio. Incrocio di pali pieno proprio di Pablo Marrocchi. Tempo fermo perché la palla è uscita sotto la tribuna. La recupera ora Martino Redelli, uno dei grandi protagonisti di questa serata. 6 parate per lui.
attacca Germania con Antic, scambia con Tondini. Rotaro fino in fondo, Antic arriva in penetrazione e segna, Ivan Antic. Si sblocca un po' Romagna con due reti consecutive, ora 14-11. La palla troppo alta, mette pressione Romagna in difesa. Il tiro, la traversa piena, esce Redelli fino oltre la metà campo a recuperarla, quindi Antic, vediamo ancora fuori. Ci giochiamo un pallone importante, meno due. Ora dai. Antic prova l'azione personale, vediamo che intanto Vittor Alonso è sostanzialmente fuori dalla partita. Speriamo non sia nulla di grave, anche se non credo sia in grado di entrare in campo questa partita. È un vero peccato perché stava davvero giocando una grande partita, come sempre ha fatto da quando è arrivato qua a Romagna. Ora Anti, c'è un fallo, uno spunto importante di Antic sulla sinistra. C'è già il braccio alzato, deve tirare, rischia di perderla, poi la perde Tondini, c'è il contropiede, fino in fondo la palla esce, anche Conversano non sta giocando, sicuramente non sta giocando al meglio, con Martin Aracacchi che ha sbagliato, la parata in uscita su Aracacchi. Ora c'è l'incoraggiamento, 10 minuti giocati, Romagna sta provando a rientrare in partita. Siamo un time out. Coach Mattia Medis blocca il gioco, vuole parlare ai ragazzi. Ora vediamo sia Tassinari che Folli che Medis, che sta parlando con i suoi ragazzi, sta spiegando come vuole l'azione. In attacco, come diceva Simone Ferraresi, questo il meno, trovare il meno 2 a 20, due, sì, a 20 riporta, minuti dalla fine ci riporterebbe a vedere una partita interessante, anche perché stasera mi sembra che Conversano sia in un aplomb di relax da cui trarne qualche beneficio. Sbagliano tantissimo al tiro, ho visto sbagliare tantissimi tiri anche puliti dai 6 metri, quindi i nostri portieri stanno facendo il loro grande dovere. E noi abbiamo comunque una certa continuità di gioco che solitamente, insomma, quest'anno difficilmente abbiamo trovato, e quindi sarebbe bello riuscire a vedere partita fino alla fine. Questo è sicuramente un punteggio che, questo punto, sicuramente questo gol è importante. Ne giova sicuramente, sì, lo spettacolo, perché rimanere in equilibrio con i campioni d'Italia, ricordiamo, in carica davanti a un allenatore come Alessandro Terrafino, che ha scritto la storia della pallamano italiana da giocatore, ora vorrebbe farlo anche da allenatore. Intanto i primi trofei se li ha già messi in tasca negli ultimi anni. Intanto riparte in Romagna con Tondini, Rotaro prova a centrarsi, Tondini prova ad andare fino in fondo, ora Rotaro, la palla arriva di Domenico, è costretto a uscire, Tondini trova un varco. C'è questo, è un passaggio del portiere, Tondini. Con Pasqualino di Gian Domenico che blocca la palla. Ora Nelson, Branch, Soid è pronto sui 9 metri, Marrocchi, fa girare la palla, Soid è pronto a girare alle spalle di Marrocchi nel classico schema, Branch cerca il varco, Nelson lo stesso
Il tiro, la parata di Martino Redelio. No, non possiamo però commettere questa ingenuità. In Romagna poi soprattutto bisogna spingere i palloni che riusciamo a recuperare. Rischia di perdere clamorosamente la palla a centrocampo, poi l'arbitro fischia un fallo di Nelson, quindi i padroni di casa possono ripartire. Ora i minuti sono praticamente 12 giocati. Tondini, Massanti, braccato, prova a buttarsi sulla destra. 9 metri ora con Massanti, Tondini, Rotaru. Tondini, traversa piena, palla torna di nuovo nella metà campo della Romagna, è ancora Redelli a spingere la squadra. Tondini, Mazzanti, Tondini prova a prendersi lo spazio, c'è il fischio. 7 metri. Vediamo l'interruzione del gioco, 12:23 sul cronometro, c'è la pulizia del campo. Ha fatto una bellissima cosa Luca. Tondini era in elevazione per andare al tiro, l'arbitro però ha dato solo i 9 metri, vedendo il fallo già precedentemente allo slancio. Quindi ora Chiarini. Rimette in gioco con lo stesso Tondini a giostrare, da una parte Massanti, dall'altra Rotaru che prova a centrarsi. Mazzanti, Tondini, ora c'è il braccio alzato del passivo, va fino in fondo Rotaru. Sono 7 metri questa volta. Rientra. Chissà, ce la facciamo, meno 2. Ivan Antic, entra anche Rinaldo Ceroni al posto di Chiarini. Ivan Antic contro Pasquale Di Caro, che entra per il rigore al posto di Gian Domenico, come già fatto nel primo tempo, praticamente 13 sul cronometro. Rigore, Antic tira subito e segna. 6° gol per lui, miglior marcatore di serata della partita. Continua il tifo del pubblico, un buon pubblico presente qua al Palacattani. Ora Soid, Marocchi, prova ad andare, Soid in mezzo, questa volta niente da fare per il portiere. Vediamo che però è... chiede scusa Rotaru a Soid. Per un colpo, c'è da pulire il campo intanto. La rete numero 2 del pivot francese, Riyad Soid, che riporta più tre, il punteggio per gli ospiti. Per circa 4 minuti nessuna delle due squadre aveva segnato. Poi hanno segnato entrambe in pochi secondi. Ora Rotaru. Tondini, Rotaru. C'è il fallo, quindi può ripartire Ceroni. 14° giocato, ora il tiro, ribattuto su Tondini, la recupera Mazzanti. Gli dà una mano Albertini, ora Rotaro centro, viene bloccato abbastanza in maniera evidente da Suid. 9 metri, Rotaru prova a lanciare Tondini che perde la palla nel contrasto sui 6 metri. C'è ancora ovviamente il braccio alzato del passivo. Deve accelerare in Romagna, il tiro, la parata, prova Ceroni ma entra in aria nel recuperare la palla. Quindi attaccano gli ospiti, Nelson
La palla, perso la palla dalle mani a Brandt. Bello. Contropiede per Di Domenico, c'è però la parata di Gian Domenico, che mette un'altra perla nella sua prestazione personale. Un'altra parata eccezionale di Pascolino, di Gian Domenico. Time out. 12 Romagna, 15 Conversano. Siamo esattamente a metà della ripresa. Già troppi errori clamorosi davanti al portiere per il Romagna, un paio di, no, almeno 4 contropiedi sbagliati. Per i padroni di casa che devono ora, alla ripresa del gioco, devono riprendere sul meno 3, evitare di tornare a meno 4 per poter poi giocare gli ultimi 15 minuti della partita quanto più in equilibrio possibile, anche se, come ripetiamo dall'inizio, le due squadre sono costruite per raggiungere obiettivi ben diversi. La salvezza, il primo pensiero del Romagna, che passa anche da partite intense ed equilibrate come quella di questa sera contro una signora squadra che è tra l'altro anche la squadra campione d'Italia in carica, è bene ricordarlo, perché una squadra che sta puntando alla bis. Riparte il gioco con Nenso, Brandt, esce Yakimed, entra, si accentra, palla per Yad, Soid, può ripartire in Romagna, Albertini, Ceroni, ora Rotaru per Tondini, Mazzanti da quest'altra parte. Mazzanti va fino in fondo e trova la via del gol. Gregorio Mazzanti. Servono come il pane le reti di Mazzanti a questa squadra, che ha avuto, Gregorio Mazzanti ha avuto diversi infortuni in stagione, quindi piuttosto martoriata la sua stagione di A1 di A Gold, che dir si voglia. È tornato dal periodo in nazionale di Beach Handball. Ora Suid, Marocchi, Nelson, la palla Arakaki, il tiro e la bella rete di Martin Arakaki. 16-13. 16 e 37 da giocati, quindi in Romagna attacca con Tondini, Rotaru, Mazzanti sulla linea dei terzini. Mazzanti prova a liberarsi, c'è il fallo, poi può ripartire sempre sulla tre quarti d'attacco. Prova a costruire la squadra di Melis, va a terra ancora Mazzanti, probabilmente anche un po' scivolato, cioè il campo probabilmente bagnato. Perde la palla, l'anticipo sul passaggio verso Tondini. Ora Marrocchi, Nelson, Totaro va a chiudere sullo svedese. Ora molto Marrocchi, tardi, molto tardi. La palla ancora a Racacchi, il tiro. Doppietta di Arakaki consecutiva, che mette di nuovo 4 reti quando mancano 12 minuti alla fine della partita. Rientra Ivan Antic, esce Alex Rotaru, prendere fiato probabilmente dopo tanti minuti a spingere. Ora Antic, con la sua esperienza, deve essere l'uomo in più per il Romagna.
prova a tagliare Ceroni, a spostare la difesa, Antici infatti arriva fino in fondo e segna la settima rete personale. Intanto la parata di Martino Redaelli, sempre più decisivo. Stava già cadendo, ha alzato il braccio di recupero con una... un bel intervento. Ora 11 minuti alla fine e Romani si ritrova ancora a cercare il meno 2. Antic accelera, va fino in fondo, c'è il fallo, c'è tempo fermo perché c'è da pulire il campo. Allora vediamo intanto in panchina Medis, coach Medis e Tassinari che stanno discutendo con Rotaru per l'azione, per i movimenti in attacco da effettuare in questi ultimi minuti. Ora non c'è più tanto tempo per recuperare, bisogna cercare di alzare il ritmo. 10 minuti e 40 secondi alla fine. Antic accelera, trova Mazzanti che è libero, va a segnare. Vediamo anche l'arbitro che esclude per i 2 minuti. Bellissimo passaggio, terzino sull'anticipo indiretto del secondo difensore. Bello, bravi ragazzi, dai. Sinceramente meno due. Non sono riuscito a capire chi sia meno stato due. Escluso per 2 minuti, perché secondo me hanno dato l'esclusione a... il primo difensore, no? Chiedo scusa, non sono riuscito a capire, sono usciti in 3 giocatori. Ora extra player per coach Tarafino, 15-17. Quando mancano 10 minuti esatti, la partita si fa incandescente, c'è la parata straordinaria di Redaelli su Riyad Suid, ma c'è anche il fallo da rigore, quindi di nuovo 7 metri. Si ripresenta davanti a Redaelli Leif, Jacob, Nelson, e segna. Non segnava dall'ultima rete del primo tempo. Nelson, quinta rete per lui, 15-18. Entra in campo Adrian Lombes al posto di Redaelli. Ora Antic, c'è il tiro, c'è la rete di Luca Tondini. Me la sono persa, stavo guardando cosa succede in panchina dopo. Bravo Luca. 16-18, sul contrasto del difensore beffa di Gian Domenico. Ora ancora superiorità numerica per il Romagna con l'extra player per gli ospiti. 8 minuti e 40 alla fine. Marrocchi, c'è il fallo di Tondini e Chiarini, quindi lo stesso Marrocchi fa rimettere in movimento Vrober. Marrocchi, la palla è per Suid, ma blocco c'è irregolare. Il fallo, blocco irregolare, contropiede, Bandini da solo, il pallonetto di Mattia Bandini che beffa di Gian Domenico e segna il meno uno. Si sta scaldando la palestra, A 8 minuti esatti dalla fine, punteggio molto basso. Queste sono quelle cose che ti fanno capire che è bene star di là a fare del tifo. Non sono un amante della telecronaca, un po' si sa, si vede, si sente. Di Giorgio, la palla arriva per Nelson, il tiro, c'è la rete, spettacolare,
sotto il 7 di Nelson. Sesta rete per lui. Ora in Romagna con calma. 7 minuti e 30 alla fine. Antic, Tondini, sta giocando parecchio in un momento delicato della partita. Uno dei giovani del vivaio di questo Romagna, Massanti, con un numero eccezionale, però commette infrazione di passi. Nell'ultimo movimento aveva mandato in tilt la difesa. Ora attacca Di Giorgio, Marrocchi, Wrobler. Ah, quando si esce. Perde la palla Di Giorgio, poi la recupera. Passi. Passa anche questo. L'arbitro lascia correre e fa ripartire. Suid. Cambia la palla Di Giorgio ora. È un passivo qui. Wrobler. Molto lunga la manovra. La palla sbagliata. Esce. Esce. Lombes. Mancano 6 minuti e 20 secondi. Romagna sul meno 2, contracampione in carica. Oh, palleggia! C'è effervescenza in campo. Rientra Di Domenico al posto di Bandini, che ha segnato una rete fondamentale poco fa con un pallonetto clamoroso davanti a uno dei protagonisti della partita, cioè Pasqualino di Gian Domenico. Ora Ivan Antic, Mazzanti. Antic, palla irraggiungibile per Chiarini. L'arbitro fa rimettere da un'altra posizione la punizione. Intanto passano i secondi, mancano 5 minuti e mezzo alla fine. 5 minuti e mezzo. Ovviamente Pablo Marrocchi queste situazioni le deve gestire lui. Prova ad andare fino in fondo, c'è il fallo. L'esperienza di Marrocchi deve uscire in questi momenti per la squadra di Tarafino. Proprio Marrocchi centralmente, va al tiro, la parata, ma c'è anche il fallo di Chiarini e i 7 metri. Tempo fermo, 5 minuti da giocare, rientra Redelli, rientra anche Rottaro al posto di Tondini. 7 metri, Gabriele Jachemet contro Redelli, c'è la rete. Peccato. Anche questa rete. Decisamente importante perché mancano 4 minuti e mezzo alla fine, si riporta sul più 3 il Conversano. Per il Romagna è dura, ora prova a dare la spinta al pubblico, c'è grande tensione in campo perché non ci si aspettava di essere così in equilibrio contro i campioni d'Italia. Ora Albertini, Mazzanti, Antic, rischia di perdere, Albertini la recupera, prova a centrarsi, la scarica per Antic, la parata di Pasqualino, di Gian Domenico, che sa tanto, profuma tanto di mattone sulla partita, perché ora mancano 3 minuti e 40 alla fine, sono 3 le reti da recuperare, palla in mano per Conversano, con Marrocchi che fa sicuramente la differenza in questo momento, infatti trova un assist al bacio per un Gabriele Jachemet che non sbaglia davanti al portiere. Ora 9 metri per il Romagna, mancano 3 minuti e spiccioli alla fine, 4 gol. Purtroppo
e Romagna difficilmente riuscirà a riaprirla. Ora Lupo scaraventa Massanti. Questo quanti passi fa oggi? Passeggiate. Ora Massanti allarga per Ivan Antic. Prova l'assist per Rotaru, 7 metri. Si va a andare il 5 con il portiere Rotaru. Ivan Antic contro di Gian Domenico. La palla entra per Ivan Antic. 18-21, mancano 2 minuti e 20. Altissima tensione, il pubblico applaude. Se gioca così in Romagna, con questa intensità, ci sarà da divertirsi nei play-out. Ci sbilanciamo, ma se si gioca in questo modo contro i campioni d'Italia, tenendoli a meno 3 a 2 minuti alla fine, sicuramente nei play-out si aumentano le possibilità. Intanto Lombè spara. Antic va in velocità, poi allarga per Rotaru che viene fermato da Marrocchi. Il tempo scorre, però mancano 1 minuto e 40, ovvero troppo poco purtroppo per la Romagna, anche perché non si riesce ad andare a un tiro immediato. Antic viene fermato. Bisogna chiuderla, bisogna chiuderla. Rotaru, c'è un fallo, tempo fermo. 28-39 sul cronometro, 28-39 sul cronometro, meno 3. Ivan Antic, miglior marcatore di serata con 8 reti. Comunque abbiamo visto una squadra concreta, con tanto possesso palla, pochi palloni persi, alcuni errori del tiro che qui costano. Grazie. Costano contro queste squadre, costano i parziali negativi, però ora bravi ragazzi. Un altro, stiamo giocando almeno due comunque. Allora, adesso rigore per il fallo su Massanti, mancano 1 minuto e 5 secondi, esce escluso per 2 minuti Riyad Shoaib, quindi il Conversano finisce la partita in inferiorità numerica. Molto dipenderà da questo rigore, da questi 7 metri di Antic, per rendere senza fiato l'ultimo minuto di gioco. Antic va a mettere della pece nelle mani. Abbiamo pallone nuovo. Cambiato perché? Ora dai 7 metri. Ivan Antic. C'è la rete. Ivan Antic, meno 2, manca 1 minuto alla fine. Finale che solo gli ottimisti potevano immaginare. Ora chiaramente il Conversano non accelera perché ha tutto l'interesse a finire. Chiama il time out. Coach Alessandro Tarafino. C'è un po' di nervosismo anche tra i giocatori del Conversano, nello specifico tra Vrobel e Marrocchi, per la gestione di quest'ultimo pallone. Ora Tarafino ci sta parlando sopra durante il minuto finale, durante il time out. Dall'altra parte lo staff tecnico della Romagna sta cercando di motivare con gli ultimi movimenti per cercare di recuperare quanto prima la palla, magari facendo forzare la conclusione al Conversano, anche se difficilmente i pugliesi prenderanno un tiro immediato. A loro conviene perdere più tempo possibile, anche perché si tratterebbe davvero di un... Forse correremo qualche rischio noi. Esatto. A livello di coronari. 19-21 per il Conversano, 29-19 sul cronometro.
41 secondi alla fine. Vrabel chiaramente non forza. Nelson, in Romagna però non attacca in difesa, non esce. Ora Aracacchi, la palla arriva, la parata di Lombes, tempo fermo perché poi c'è un altro tiro dai 7 metri. 29-36, mancano 24 secondi, siamo con la palla in mano dai 7 metri per Gabriele Iachimet contro Martino Redelli, entra in campo Rotaru per Tondini, intanto c'è il rigore che chiude definitivamente la partita. Ora attacca, accelera Antic, Rotaru, la palla è alta, ma c'è di nuovo un altro 7 metri per il fallo su Chiarini. Ancora Antic, sul cronometro mancano 7 secondi, meno 3. Ora sinceramente l'unico obiettivo è quello di chiudere dignitosissimamente su meno 2. Antic, il tiro è la rete. È andato. Bravo. Finisce, bravi, qua. Finisce su Romagna 20 con Versano 22. Un Romagna che si dimostra all'altezza del campionato, giocando in equilibrio per tutta la partita contro i campioni d'Italia in carica dell'ex di turno Alessandro Tarafino. Vediamo i tabellini con Aracati 3 reti, 1 a De Giorgio, 6 reti per Nelson, 2 per Soid, 1 per Marrocchi, 6 reti anche per Iachimet, 2 per Vrabel, 1 per Lupo. Per il Romagna sono una rete per Amaroli, Albertini, 2 per Massanti, 1 per Tondini, Rotaru, Victor Alonso che ha giocato praticamente tutta la partita fuori, a parte la prima metà del primo tempo, 2 reti per Di Domenico, 1 anche per Bandini e vediamo Antic che arriva in doppia cifra con 10 gol personali. Ora l'applauso del pubblico del Palacattani alle due squadre, prima alla Romagna che va a salutare da vicino i propri tifosi, ora anche l'omaggio ai vincitori della partita con il Conversano che sta preparando l'urlo della vittoria, con cui andiamo a concludere questa diretta su Eleven Sport da Carrone Dall'Aglio. C'è l'urlo in questo momento e gli applausi anche del pubblico per entrambe le squadre, da Carrone Dall'Aglio, della Carlone Money Production, dal Fido Gabriele Dall'Aglio come operatore video, dalla regia impeccabile del buon Roberto Zanzi e davvero tutta la Faenza. In Romagna perde 20-22 contro il Conversano, alla prossima partita sabato prossimo in casa contro Carpi, il derby emiliano-romagnolo. A tutti voi buonasera.